Tá em treino? Tá em? Tá em. À mesma hora? 7:30. Ok. Eu vou estar aqui a 7:15, 7:20. Então, adeus. Obrigado. L'altro giorno vado sulla pagina Facebook di Post Picker perché sto cercando un social media manager, diciamo una persona disponibile e capace a gestire alcuni task, alcuni compiti su una pagina Facebook di una mia studentessa nel Pop Campus. Quindi ho postato, ho detto cerco una persona che possa fare da social community manager per una pagina Facebook. Punto fine. Ci sono state due categorie di risposte essenzialmente, o una del tipo informale, relazionale, amichevole. Ciao, mi chiamo Francesca, sono qua, sono interessata alla cosa, fammi sapere di più, contattami, così, molto semplice. Altri invece che l'hanno buttata subito sul professionale, con due messaggi specifici. Uno, contattami privatamente, scrivimi a questi mail. Due, appena mi contatti privatamente ti mando un preventivo. Quali sono le mie reazioni? Sono rimasto super sorpreso. Ma io sono alla ricerca di qualcuno con il quale collaborare, cooperare. Non sono alla ricerca di qualcuno che è bravo a fare i preventivi veloci. E quindi diciamo che tutti quelli che si sono presentati così come super professional, noi siamo bravi, curiamo tutti questi marchi, siamo una squadra, che però mi chiedevano di andare in privato e di occuparci del preventivo, si sono auto-eliminati. Perché ho voglia di creare delle relazioni con qualcuno col quale collaborare, cooperare, con qualcuno con quale si parla, prima si capisce insieme se si può lavorare e poi una volta capito si vede quanto può costare o come trovare un modo per spendere la cifra che abbiamo a disposizione e ottenere il risultato che vogliamo. Non so se il lavoro si è trasformato in un tran tran per cui sono tutti così di corsa e così pieni di clienti per cui è giusto che appena uno ti contatta dice oh vieni in privato e faccio il preventivo. Ma io qua vivendo un po' fuori dal mondo la vedo diversamente e io la vedo che uno non mi porti in privato, cioè se sei bravo, se fai bene il tuo lavoro, ma questa è l'occasione per farlo sapere a qualcun altro in più. Quindi perché dobbiamo fare le cose in privato di nascosto? Perché ci sono i prezzi, che li dico davanti a tutti? Perché che male c'è a dirli davanti a tutti? Io li dico i prezzi davanti a tutti, tu perché non li puoi dire? Perché cambiano, mica è prosciutto che lo vendo a letto, Robin, dipenderà da cosa vuoi. Allora invece di dirmi che vuoi fare il preventivo, fammi delle domande. Cosa c'è da fare? Quante ore a settimana? Ti serve una persona dedicata o basta che c'è lì qualcuno e fa questa cosa senza animo e senza cuore e ti va bene? Cioè fammi delle domande pertinenti, no che mi invidi a fare il preventivo e non sai neanche che cosa voglio. Vi sembrate tutte delle casse di supermercato che state lì che dovete tren 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 tren, ma oh, fermi un attimo. Quindi io che cosa ho fatto? Sono andato a cliccare sui profili, sui link di ognuna di queste persone e mi sono fatto un'idea di chi queste persone sono guardando quello che pubblicano, quello che scrivono, quello che pensano, le immagini che scelgono, che parole usano, come mettono la punteggiatura. E alla fine mi piacciono di più quelli che non sono straprofessionali, non sono, mi sono pronto io, vieni, ti facciamo vedere tutto il portfolio, ti facciamo un bel promettio. Cioè, a me che sia un brand, che siete 250, ma non solo non me ne può fregare di meno, ma lo ritengo uno svantaggio. Non mi attrae, non mi convince. Cerco relazioni. Morale della favola: per i clienti come me è molto più importante stringere delle relazioni, fare delle domande, cercare di conoscersi e di capirsi molto, ma molto prima di doversi preoccupare di quanto costa qualcosa. 2. La trasparenza sulle cose è un elemento per contraddistinguerti, per dare valore, peso alla tua credibilità. Perché che valore ha il tuo business se quando devi parlare di business lo devi fare in privato? Ma se il tuo business è forte e se non freghi niente ai tuoi clienti, ma perché gli altri non dovrebbero sapere quello che fai pagare i lavori, quanto costano, come gestisci le cose? Fallo in maniera pubblica e la gente si fiderà di te, perché è normale, se mi chiedi di venire in privato c'è qualcosa che non vuoi che gli altri sappiano. E alla gente non piace più questa storia, non piace più. Creare relazione prima di tutto, fare domande,
ed essere trasparenti, cogliere l'opportunità quando qualcuno ti cerca di far vedere quanto in gamba sei e come lavori davanti a tutti.